La seconda radice, anch'essa straniera, sarebbe da collocare molto più avanti nel tempo, oltre un secolo più tardi, quando nel 240 Livio Andronico, uno schiavo greco arrivato a Roma dopo la fine della guerra tarantina, avrebbe introdotto per la prima volta un dramma organizzato attorno a un intreccio. Avrebbe tratto questo dramma, tra l'altro, da un modello greco, riadattando quindi in latino un testo che era stato originariamente scritto in greco. Quindi ancora una volta questa seconda radice, che è la radice letterariamente più rilevante, ci porta a vedere alle origini dei primi tentativi letterari romani un'ispirazione greca. Ancora una volta possiamo vedere come ciò che era stato portato a maturità nell'ambito della cultura ellenistica viene riproposto anche a Roma nei primi passi della letteratura romana.